Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca dice, prima di raccontare il mio cambiamento sessuale, volevo chiarire che anche se credo in Dio, non mi riconosco nel pensiero dell'uomo che su questo argomento è diviso. Non sono. Abbiamo contattato telefonicamente il cantautore Giuseppe Povia, impegnato nel suo nuovo tour con tappe previste anche in Puglia. Ascoltiamo l'intervista. Siamo in collegamento telefonico con il cantautore Povia, reduce dal grande successo del Festival di Sanremo con il brano Luca era gay. Povia, come e quando hai capito che tu e la musica avreste percorso la stessa strada? Un po' nell'adolescenza ho avuto un po' di problemi, sia con l'alcol che con la droga, poi sono stato aiutato da parecchie persone, da alcune persone, ho capito che dovevo trovare soltanto lo strumento per sfogare la mia rabbia e ho trovato la musica. Molte delle tue canzoni trattano temi sociali che da anni spaccano l'Italia. Questa è una scelta casuale? Ma non, no, non è una scelta casuale, mi viene così, se mi viene un titolo voglio andarci fino a fondo e voglio informarmi bene sulla tematica che sto toccando e capire se mi stimola. E ogni volta scopro un nuovo mondo, quindi mi piace toccare sia le tematiche sociali che scrivere anche canzoni d'amore. Chi non ricorda il tormentone dei bambini Fanò? È un grande successo discografico, è entrato a far parte della storia della musica italiana. Ce lo vuoi descrivere questo grande successo? Niente, sono stato presentato sul palco di Sanremo da Paolo Bonolis, fuori gara, e in cambio avrei dovuto devolvere un anno di proventi del disco, delle vendite del disco, che sono state devolute e sono state costruite due scuole ospedale. Naturalmente è stata devoluta la mia parte perché qualche mese fa era uscita una polemica in cui diceva che io non avevo devoluto niente, invece non è vero, ho devoluto la mia parte e quella degli altri naturalmente non potevo chiederla, cioè dietro il lavoro di un disco c'è il lavoro di tante persone, quindi non è che potevo chiederlo alle altre persone. E così, niente, mi sono ritrovato primo in classifica per tutto l'anno, ho avuto, diciamo, la mia gratificazione, il mio trampolino di lancio, e intanto nel Darfur queste scuole ospedali sono state costruite e sono tuttora attive. Le bambini fanno oh, c'è un topolino, mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove, i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Hai citato il Festival di Sanremo, tutti ne parlano male, ma tutti vorrebbero andarci. Al tuo primo tentativo ufficiale comunque ne sei uscito vincitore. Come hai vissuto quelle incredibili emozioni? Festival di Sanremo sì, praticamente lo denigrano tutti, però penso che è un'occasione per tutti, anche perché è l'unica settimana in Italia dove si parla di musica. L'ho vissuta benissimo, tantissima emozione, però quando sai di avere una canzone forte, di avere un discorso, puoi andare fino in fondo. Poi, più sbagliato che sia, se senti di essere nel giusto, vai avanti fino alla fine, malgrado le polemiche. Se dovevo dare retta ai giornalisti, non facevo il cantautore, capito? Continuavo a fare il cameriere. Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole, concentrato e molto attento, oh, sì, ma con la testa fra le nuvole, capire i sentimenti, quando nascono e quando muoiono, perciò vorrei avere i sensi, oh, per sentire Ti aspettavi tante polemiche per il brano Luca era gay, anche prima della sua diffusione?
Sì, perché la polemica in un certo senso l'ho creata io insieme all'ufficio stampa e insieme al mio produttore. Quando tocchi una tematica sociale sai già che ci sono delle persone che sono d'accordo e delle persone che non sono d'accordo, quindi sì che lo sapevo, ci mancherebbe. Non mi aspettavo che la gente mi votava e mi faceva arrivare secondo, perché mi hanno massacrato per 2 mesi, quindi mi aspettavo che mi eliminassero la prima sera. È stato il tuo primo singolo del tuo album che hai voluto chiamare Centravanti di Mestiere. Iniziamo con spiegare al nostro pubblico perché questo titolo. Centravanti di Mestiere perché è un po' come sono io nella vita, mi piace fare gioco di squadra, mi piace giocare per la maglia, mi piace tornare a centrocampo e aiutare la difesa, non sono uno che aspetta il pallone sui piedi, capito? Mi do da fare e cerco di coinvolgere tutte le persone che stanno lavorando per me. È così come il centravanti di Mestiere che magari sta in ombra tutta la partita perché non ha molta tecnica, non ha molta classe, quindi si deve arrangiare, però al 91esimo nella mischia può sempre segnare e portare a casa i 3 punti. E così sono stato nell'ombra dal 2006, nel 2007-2008 e poi sono ritornato nel 2009 e ho fatto un gol, sono arrivato secondo, sono arrivato in Champions League. Caratteristica principale del tuo nuovo album è quella dei suoi suoni rock che ricordano i toni d'oltreoceano con ritmi accattivanti, parole d'impatto e melodie raffinate, tu l'hai presentato così. Sì, questo è il nuovo singolo che si chiama così, Sei nell'aria. Ho voluto uscire con un pezzo d'amore perché non l'ho mai fatto. Io i singoli li ho sempre sbagliati, no? Le radio non mi hanno mai passato il secondo singolo al di là di Sanremo. Mi piace molto la sonorità rock, mi piace portare in giro questo tour, questo spettacolo in giro per l'Italia. Se volessero andare la gente incuriosita a vedere Povia, può andare su povia.net e guardare nella sezione live, ci sono 35 date già confermate in tutta Italia. Se uno volesse venire a vedere il concerto di Povia è bello perché è molto interattivo, mi piace molto dialogare con la gente, parlare con la gente. Tra poco parleremo quindi del tuo tour, prima se volevi dirmi il tuo parere sulla salute della musica italiana, qual è il suo futuro secondo te? È la solita storia della vendita dei dischi che non si vendono, è che dietro il lavoro di un disco c'è il lavoro di tante persone, quindi se ci si lamenta per i metalmeccanici che rimangono a casa, per gli operai di Pomigliano che sono in cassa integrazione, non dimentichiamoci che chi scarica i dischi contribuisce a lasciare a casa delle persone che hanno famiglia. Infatti la EMI ha licenziato tipo 2000 persone, quelle sono persone che sono impiegati, sono operai come tutti gli altri, quindi chi scarica i dischi contribuisce alla disoccupazione, come se io andassi al supermercato, riempissi il carrello e non passassi dalla cassa. Pensi che sia impossibile riuscire a combattere la pirateria in Italia? Dipende dai genitori soprattutto, dai genitori che educano i figli anche a far capire che la musica è un lavoro di sacrifici, anche se uno guarda quando lo vede in televisione magari sembra un privilegiato. Cioè ci sono tanti soldi spesi dietro un disco e dietro un lavoro, quindi secondo me dovrebbero essere i genitori che insegnano ai figli tutto, l'educazione civica, l'educazione stradale, come comportarsi con le persone, come comportarsi nei confronti del rispetto del lavoro degli altri, la musica è un lavoro. Il tuo tour quindi ti porta in Puglia, vogliamo ricordare le date? Sì, le date per ora mi ricordo solo il 18 maggio a Casarano, che è un bellissimo paese, ci sarà un ragazzo di Casarano che aprirà il concerto, che si chiama Nico Vernienti, che canta una canzone sul Casarano, che è molto bella, è dedicata alla curva del Casarano. E gli faccio aprire il concerto, uno perché mi piace fare aprire il concerto ai giovani cantautori e due perché ha scritto una canzone sul calcio e io essendo tifoso mi piace la mentalità del tifoso. Povia, in conclusione, stai preparando qualcosa a livello discografico per il prossimo futuro? Sto uscendo con questo nuovo singolo che si chiama Così sei nell'aria, che è un brano d'amore, abbiamo girato un video abbastanza semi-erotico, molto sensuale, infatti avrò qualche problema sicuramente con i passaggi televisivi, però sarà molto cliccato su YouTube e sui canali internet. E per il resto promuovo questo disco per ora, poi a ottobre partirà il tour europeo e poi mi rinchiuderò a scrivere il libro Luca era gay e a fare un nuovo album. Ok, Povia, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, strappandoti possibilmente una promessa, prossimamente e se è possibile avere un'altra intervista per quando sarà pronto il tuo nuovo disco. Ci mancherebbe ragazzi, volentieri, non vedo l'ora. Ok, ti auguro un grande in bocca al lupo, grazie Povia. In bocca al lupo a voi, grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Luca era gay, adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo.